tra i pericoli più insidiosi delle missioni oltre l'atmosfera terrestre ci sono quelli causati dalla cosiddetta spazzatura spaziale. Chi vola nello spazio, infatti, si imbatte subito in una vera e propria selva. Di cosa si tratta? Di resti di missioni precedenti. Parliamo di satelliti che hanno finito la loro vita operativa, di razzi rimasti in orbita dopo la separazione dal lanciatore, di frammenti che si sono staccati da veicoli spaziali. Sono rimasti tutti lì, senza controllo, a minacciare con la loro sola presenza collisioni e scontri con mezzi nuovi di zecca. In orbita ad oggi si contano più o meno 8.000 tonnellate di detriti spaziali. Sono 29.000 gli oggetti di oltre 10 cm e più di 1 milione i frammenti troppo piccoli per essere tracciati, ma comunque pericolosi. La spazzatura spaziale è uno dei grandi temi che stanno affrontando le principali agenzie di tutto il mondo. A inizio maggio gli esperti si sono riuniti a Roma nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana, sotto il cappello dello IADC, l'Interagency Space Debris Coordination Committee. 150 esperti da 13 paesi di tutto il mondo hanno cercato, come ogni anno, di fare il punto sulla situazione e di escogitare strategie per risolvere il problema della spazzatura nello spazio. Quest'anno qualcosa è cambiato. È stato approvato un aggiornamento delle linee guida con una visione molto più ampia che comporta un modo tutto nuovo di vedere lo spazio. Innanzitutto si va verso lo Space Traffic Management, cioè la gestione controllata dello spazio come se fosse un cielo destinato al traffico aereo. Si pensa poi a un servizio di pronto intervento per satelliti. Se si guastano, saranno riparati direttamente in orbita. E poi che fine fanno? Potrebbero, per esempio, essere spinti verso un'area attualmente vuota, un grande parcheggio spaziale. Riguardo a queste prospettive è ottimista Ettore Perozzi, a capo dello Space Situational Awareness Office dell'ASI. Lo abbiamo incontrato al termine dello IADC. Cosa è emerso da questi giorni di incontri internazionali? Beh, si è riunito il comitato che riunisce gli esperti delle maggiori agenzie spaziali mondiali, lo fa ogni anno, ma quest'anno era speciale perché la tematica dei detriti spaziali sta andando verso un'accelerazione nel senso positivo. In futuro ci sarà quello che si chiama lo Space Traffic Management, si andrà e verrà dallo spazio anche per esempio con il turismo spaziale, e ci saranno delle missioni che potranno anche andare a fare il servicing dei satelliti che magari hanno avuto qualche problema. Quindi bisognerà gestirlo, il tutto andrà gestito, e quindi questo ha portato un'accelerazione di questa tematica, e quest'anno si è visto molto perché è diventato tutto molto più operativo e molto più finalizzato veramente a fare in modo che lo spazio diventi un po' come prendere gli aerei, come il traffico aereo viene gestito, anche nello spazio in futuro sarà così, e l'ASI è stata al centro di tutto questo. Non solo futuro però, bisogna tenere presente che intorno alla Terra la foresta di detriti c'è già e va affrontata. Questo per quanto riguarda le prospettive future, ma i rifiuti attualmente in orbita, quelli che si sono stratificati in decenni e decenni, che fine fanno? Beh, quelli questo è il futuro certamente. Quello che si fa adesso è lo IADC è quello che esprime le linee guida e aggiorna continuamente le linee guida per fare in modo che questa cosa non peggiori e possibilmente regredisca. E dopo molti anni sono stato fatto proprio durante questo meeting un aggiornamento di queste linee guida per adattarsi alla situazione che naturalmente era evoluta.